documento relativo a questa residenza nobiliare di campagna situata lungo la sponda occidentale del Ticino, a Cameri, risale al 1575. La cascina era allora costituita da due corpi di fabbrica. Il primo coincidente con le attuali strutture e aveva la funzione di villa padronale. Il secondo era costituito da una più distante cascina contadina situata lungo la strada di accesso alla villa stessa. Nel 1617 l'edificio divenne di proprietà del generale Don Nicolao Cid. Fu in questi decenni che la villa assunse la fisionomia attuale in seguito all'aggiunta delle ali laterali anteriori. Nel 1649 la villa venne donata all'ordine dei Gesuiti e rimase di proprietà dell'ordine stesso fino al 1773, quando l'ordine fu soppresso e la cascina e il palazzo vennero acquistati dal demanio. Nel 1779 l'edificio fu venduto al marchese Pietro Natta d'Alfiano ed è in questo periodo che avviene la realizzazione del salone ottagonale e l'esecuzione di numerosi affreschi che un tempo ricoprivano le superfici interne ed esterne della villa. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1989 il complesso fu acquistato dal Parco Naturale della Valle del Ticino per diventarne la sede. Principale alla villa presenta un cortile nobiliare denominato Cortile degli Orologi per la presenza di una serie di 40 solari sulle facciate degli edifici. Tutte le facciate, anche quella rivolta verso la vallata, erano decorate da affreschi. La decorazione presentava festoni e medaglioni con profili di personaggi. Superato il cortile degli orologi, si è introdotto all'interno della villa da un portico chiuso su tre lati che presenta un soffitto a cassettoni. Le pareti presentano una serie di dipinti risalenti all'inizio del 600, rappresentanti una serie di paesaggi. Entrando all'interno della villa, veniamo accolti dal fastoso salone ottagonale. Le pareti e la volta a spicchi si presentano interamente dipinte, verosimilmente nella seconda metà del XIX secolo, con motivi ornamentali che rimandano alla tradizione rinascimentale cinquecentesca delle grottesche. Compaiono infatti motivi vegetali che si intrecciano e si fondono con fauni, satiri musicanti, mostri alati, griffi, medaglioni, anfore su ricchi piedistalli, ghirlande e candelabri. Dalla villa, attraversando un cortiletto in acciottolato, si accede al grande giardino cintato di forma rettangolare, oggi adibito a frutteto, il cosiddetto pomario, dove sono stati messi a dimora alberi da frutto quale mele, pere e cachi. Attraversando il pomario raggiungiamo il belvedere o giardino formale a terrazzo, abbellito da una serie di aiuole geometriche. Dal terrazzo scende lo scalone d'onore, ai cui lati sono state create delle aree a boschetto. Raggiungiamo infine il cancello della villa, su cui si affaccia l'ingresso monumentale per chi giunge dal fiume.